vai, dopo passo. Allora, mister, si riparte dopo la sconfitta interna con la Sicura Leonzi, adesso un nuovo appuntamento, questa volta da non sbagliare ad Agrigento. Come ci arriva la squadra? Ci arriva con la consapevolezza di aver capito di aver fatto quello che non doveva fare, cioè tre passi indietro. Spero con la consapevolezza che abbiano recepito a livello proprio ambientale quello che ha comportato questa sconfitta, ma sono sicuro che in settimana hanno parlato molto fra di loro, abbiamo parlato molto fra di noi, e penso anche in loro ci sia questa garanzia che hanno dato di non ricadere più in una prestazione del genere, perché non aveva un senso dopo le tre buone prestazioni da cui eravamo venuti dopo la sosta. Dobbiamo ritornare quelli che siamo sempre stati. Non è, per quanto riguarda l'allenatore, una partita fatta in questo modo che può farmi crollare certezze, a me e neanche a loro, perché l'hanno sempre dimostrato anche dopo aver fatto qualche caduta. Dobbiamo tornare a riprendere il cammino che abbiamo intrapreso dopo la sosta. Scorie mentali a parte che potrebbero essere state superate, potrebbe vedersi anche un Catanzaro differente dal punto di vista tattico in campo a Siracusa? Sì, sicuramente qualcosa si cambierà. Dobbiamo cercare di trovare la soluzione sempre migliore del momento, perché in alcuni momenti ha pagato, mi riferisco a Bisceglie, faccio un esempio, o altre tante partite, e in alcuni momenti no. Dobbiamo cercare di capire qual è l'equilibrio giusto in questo momento, non solo da un punto di vista tattico, fisico, ma anche mentale di tutti, e quindi dobbiamo trovare l'assetto giusto, no? Quello che abbiamo trovato in quasi tutte le partite, tranne in poche sbagliate da un punto di vista. Però quello che oggi è più importante, al di là dell'aspetto tattico, penso che sia proprio l'aspetto caratteriale, dove a 12, 11, 12, 13 per la fine bisogna mettere da parte tante cose e tirar fuori quello che è importante in questo momento del campionato, perché da oggi non dobbiamo più sbagliare. Parlo sempre di prestazione, poi ricordiamoci che il risultato è il frutto di tanti episodi, come poteva essere Lecce, l'autogol, che nessuno, quindi, ma la prestazione c'è stata, quindi non si può più sbagliare l'atteggiamento, e devono, chi scende in campo sicuramente ha capito questo. Dal punto di vista fisico la squadra comunque ha lavorato più o meno a pieni ranghi. Sì. C'era stato all'inizio settimana qualche problemino per De Giorgi, invece sì. Falcone mi pare che non potrebbe non partire. Sì, vediamo domani, ma qualche problemino, poi per il resto gli altri ci sono tutti. Questo è un buon segno, stiamo lavorando da un po' di tempo questa parte a pieno regime da questo punto di vista. E, ti ripeto, non scalfisce di un millimetro quello che è accaduto domenica, pur con tutto il dispiacere, pur con tutto il rammarico e le scuse che è stato giusto dare. Agragas ultimo in classifica, paradossalmente questa partita sembra la peggiore che ci potesse, certo, capitare in questo momento, perché loro non hanno niente da perdere e stanno rendendo la vita complicata a tutti gli avversari. Noi invece abbiamo tantissimo da perdere, forse anche a partire da lei, insomma, se si sente messo in discussione dopo. No, ma sai, cioè io parto ora dall'analisi della partita, ho detto bene, una squadra che poi si è rinforzata anche lei, il girone di ritorno è un altro campionato, ma noi dobbiamo fare la partita, dobbiamo cercare di vincerla, questo senza ombra di dubbio. Per quanto riguarda me, io sono le solite domande, le solite situazioni che si possono creare, io la mia risposta è sempre quella che vi ho dato prima: non mi scalfisce una sconfitta in un lavoro di 3 mesi e mezzo, perché so sempre da dove sono partito, la situazione in cui era, quello che è stato fatto, quello che ho costruito, le ottime prestazioni fatte. Poi dopo il calcio è a volte ha delle sfaccettature che chi le vede in un modo e chi le vede in un altro, ma per quello che riguarda me non è, e per come sono abituato io assolutamente non mi dà nessun tipo di preoccupazione. E poi, scusa un attimo, che cosa va detto alla proprietà in questi giorni? Io penso che, insomma, noi abbiamo un presidente che, oltre che essere una persona per bene e di valori, è una persona che lui vuole che questa squadra rispecchi un po' quello che è stato anche la sua storia, l'imprenditore, il suo passato, di come è cresciuto, di come si è fatto. E quindi il rispetto per il lavoro, il rispetto per che non significa la vittoria. Cioè la vittoria è
è il frutto poi di tutte queste cose qui, però il rispetto di chi ti dà la possibilità di fare questo. Quindi diciamo il messaggio che è arrivato ai ragazzi è stato ben chiaro, e sia stato questo, è stato un messaggio giusto da parte di una persona che a oggi ci ha sempre dato tutto. Poi come in tutte le famiglie ci sono a volte delle incomprensioni, difetti, ma questo è il calcio. Quindi tornando a quello che ci ha chiesto, sicuramente è il rispetto di tutto quello che abbiamo. Mister, mi riallaccio un attimino a quello che ha detto Maeda in conferenza, cioè ovvero al fatto che bisogna guardare partita dopo partita. Sì. Fermo restando che probabilmente l'atteggiamento migliore, la sensazione personale, potresti pure che mi sbaglio, è che il Catanzaro arrivato a febbraio ancora non sa che cosa vuole fare da grande. No, che cosa fare grande, cioè il Catanzaro lo sa dove vuole arrivare, questo sì, però dobbiamo capire la strada migliore per arrivare, e mi spiego, a quello che noi sappiamo. E abbiamo visto che tante volte forse questa squadra ha difettato in alcuni momenti caratteriali, in altri invece l'aspetto motivazionale, l'aspetto aggressivo, l'aspetto è quello che ha pagato di più rispetto ad altre qualità. Quindi se noi capiamo che in quel modo abbiamo ottenuto grandi risultati o buoni risultati, vittoria nel derby, Fondi, Bisceglie, che era adesso Monopoli, in quel modo lì li abbiamo tenuti, in altri modi non li abbiamo tenuti. Io penso che noi dobbiamo riprendere, al di là di questa partita, quello che abbiamo fatto in quelle partite lì, che ci è venuto a mancare sicuramente domenica, contro la Sicula e soprattutto nella partita con la Regina. Cioè io penso che i nostri due crocevie, i nostri due errori sono stati quelle due partite, se le andiamo a analizzare. Noi dobbiamo riprendere a fare quello che abbiamo fatto a Castellammare, parlo dopo la sosta, che abbiamo fatto splendidamente col Bisceglie e che abbiamo fatto ultimamente con Lecce. Per questo torno al mio discorso che non è una partita che a me cambia, noi dobbiamo riprendere a fare quello, perché quello ci ha portato dei risultati, poi può piacere o non piacere, ma quello ci ha portato ad un certo punto essere arrivati sesti in classifica, e comunque oggi al netto dei punti noi siamo a 3 punti dalla zona playoff. Quindi questa penso sia l'analisi giusta in questo momento. Questo non toglie il fatto che noi ad Agrigento, loro lo sanno, devono sfoderare una prestazione sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto quello caratteriale, per vincere la partita. Grazie. Per arrivare il Catanzaro sempre i playoff, certo, ma questo, noi, questo è stato un equivoco. Io ho detto noi ci dobbiamo arrivare attraverso una crescita e venendo via da quella che era la situazione quando arrivai, senza dire un punto o due sopra i playoff, non mi ricordo, scusi, evitiamo equivoci, oggi siamo a 3 punti dai playoff. Cioè io cerco sempre di essere nella mia analisi abbastanza corretto, l'obiettivo è quello, ci siamo a 3 punti, ci si arriva, non ci arriviamo a febbraio, ci dobbiamo arrivare alla fine con un percorso di crescita che purtroppo domenica si è interrotto facendo 3 passi indietro. Questo sia, penso sia l'analisi corretta di tutto. Poi so che ci vorrebbe avere tutte presto, però io torno a ripetere, so da dove sono partito e 3 mesi e mezzo fa, 4 quelli che sono.